Matteo Messina Denaro è in una cella del carcere Costarelle dell'Aquila, una cella singola affidato alle cure dei medici della ASL. Ci è arrivato ieri sera direttamente da Palermo, come mostrano queste immagini dei carabinieri. Ora bisognerà capire se l'ultimo boss dei Corleonesi, che qui vediamo ripreso dalle telecamere di sicurezza della clinica La Maddalena poco prima del suo arresto, accetterà di parlare con i magistrati e raccontare i molti segreti di cui è custode. Nel frattempo però a parlare è il suo covo, questa casa nel centro di Campobello di Mazara, ad appena 8 km da Castelvetrano, nel cuore del suo mandamento mafioso. Campobello di Mazara fa parte del mandamento di Castelvetrano, è un'area che si presta bene in quanto vi è la presenza di una storica e ben strutturata famiglia mafiosa con soggetti mafiosi di grande spessore che hanno affiancato le attività criminali del latitante. Qui Messina Denaro ha vissuto almeno gli ultimi 6 mesi di latitanza. I carabinieri hanno trovato scarpe di marca e vestiti firmati, la conferma che il boss amava il lusso, e poi un frigorifero pieno e ricevute di ristoranti, ma anche pillole di Viagra e profilattici, segno che frequentava qualcuno. Bisognerà capire se consapevoli o meno della vera identità del boss. Il ricercato italiano numero uno conduceva qui una vita normale, usciva, andava a fare la spesa, ma nessuno dei suoi vicini sembra avesse mai sospettato di lui. Ai carabinieri serviranno giorni per perquisire l'abitazione e scoprire la presenza di ripostigli o intercapedini. Si cercano infatti documenti che possano far luce sugli affari, sugli appoggi, sulle relazioni che Matteo Messina Denaro ha tenuto in questi 30 anni. Nell'inchiesta al momento ci sono due indagati, un medico settantenne di Campobello di Mazara che aveva in cura Messina Denaro e Andrea Bonafede, l'uomo che ha prestato documenti ed identità al boss latitante. Ai magistrati avrebbe ammesso di conoscere da tempo Messina Denaro e di aver acquistato con i suoi soldi e per suo conto questa casa di Campobello di Mazara.